siamo, ciao a tutti, siamo in tre, in realtà anche la presentazione della fatta in modo comunitario. Ah, questo. Parleremo. Oggi parleremo della rete del bene comune, la rete intesa come la rete mondiale. Comunque, internet, diciamo, dovrebbe essere considerato un bene comune, dovrebbe essere per tutti e di tutti. Purtroppo però questo non è così, adesso vi spiegheremo i motivi. Infatti non tutti hanno accesso e dovrebbe essere un bene comune perché è un bene troppo prezioso per che sia sotto controllo di pochi, come di fatto è. Se la rete arrivasse comunque tutti potrebbero partecipare. Su questo tema, diciamo, internet è pieno di riferimenti, quello tra i più autorevoli c'è l'RFC 3271, in cui ci sono vari che si intitola proprio Internet is the History of Humanity. Abbiamo preso un estratto da un testo che fa capire che internet dovrebbe essere ovunque, ma veramente ovunque, in tutto il mondo e senza alcuna limitazione, anche di lingua. Dunque, avremo una carrellata per far capire esattamente che cosa è internet, perché sembra una cosa banale, ma in realtà non tutti sanno di cosa si tratta nella realtà. Cioè, l'immaginazione è un po' per immagine, ma non è chiaro per molte persone, anche le persone che si occupano della rete, del lavoro con la rete tutti i giorni. Dunque, internet è una rete fisica, cioè ci sono dei fili che vanno in giro per il mondo, vanno dentro casa mia, vanno alle università, passano sotto il mare, sono legati sotto marini, sono ponti aereo, collegamenti satellitari di dove non si riesce a fare il meglio. Ma oltre ai cavi ci sono, diciamo, dei protocolli, delle applicazioni che lo fanno funzionare e anche la cultura che serve per utilizzare gli strumenti. Che cos'è in realtà internet? È una interconnessione di reti diverse. Ogni rete è gestita in modo autonomo e hanno scopi diversi, come per esempio quelli commerciali, per scopi commerciali, ricerca o governative. Sono autonome, adesso vi capirete meglio questa affermazione, solo se hanno assegnato un proprio edge number. Che cos'è un edge number? Ora si capirà. Ogni rete ha delle politiche di gestione interna e delle politiche di interconnessione esterna con le altre reti confinanti. Alcuni autonomous system, cioè alcune reti, offrono transito alle reti adiacenti e questo transito può essere, diciamo, fornito per diverse condizioni. Una di queste è il commercio, ma non è solo quello la motivazione. Internet funziona però perché i meccanismi di funzionamento sono condivisi da tutto il mondo, i protocolli sono gli stessi per tutti e questo ne fa di internet una tecnologia aperta. Abbiamo fatto questa immagine per farvi capire che la rete mondiale è fatta di tutte queste reti che si chiamano autonome, cioè autonomy system, per farvi capire meglio, non so, Telecom Italia è un autonomy system, GAR, che è la rete della ricerca italiana, è un autonomy system, Fastweb è un autonomy system, non so, ci sono. Ogni rete che ha una gestione separata dalle altre è un autonomous system. Linux adesso da qualche anno è un autonomous system. Adesso vi capirete cosa facciamo. La,
Però in tutto questo non c'è una gestione centralizzata di internet, ogni sistema è autonomo, è gestito autonomamente, senza nessuno che controlli tutto in modo globale. Sì, aggiungo un'altra cosa, visto che poi siamo in pochi, abbiamo anche la fortuna di anche interromperci, nel senso, se è chiaro questo discorso, cioè si va avanti, se non è chiaro, magari parliamo anche un po' di quello che preferite, diciamo, cioè non è che è una cosa per forza lineare, no? Cioè, no, volevo far capire dei concetti che spesso e volentieri sono non così chiari, ma talmente banalizzati dall'uso che ci si dimentica a volte che sono fatti in una maniera diversa oppure non si ha consapevolezza. Quindi ecco, prego, se ci sono già, come dire, cioè, già Delle parlare di domande, autonomous dubbi? system alla quinta slide, non so se, Sì. cioè, se è chiaro il concetto, se no andiamo avanti tranquillamente. Insomma, questa slide vi stavo dicendo se serve per farvi capire che in realtà quando utilizziamo una rete, noi passiamo su reti diverse, gestite da persone diverse, da entità diverse, quindi anche il fatto che di comprare un accesso, di pagare un accesso da un operatore che ci rende una certa qualità del servizio, per esempio la velocità. Questo in realtà è solo un inganno, in realtà, nel senso che non dipende solo da loro, loro hanno controllo solo dell'ultima parte della rete, quella che arriva fino a casa tua o al tuo telefonino, ma non possono controllare la rete mondiale che è fatta da una pluralità di reti diverse, più o meno cariche di traffico, eccetera, eccetera. Per cui, per Per quello ci pensa l'MSA, cioè. quello ci pensare l'MSA. E questo slide voleva intendere questo meccanismo non chiaro a molti, del fatto che le reti attraverso le sono tante e diverse. E su queste reti bisogna transitarci per forza per arrivare in un punto, per vedere un sito web dell'università americana. Per dire. Dunque, come farei un accenno ai meccanismi di funzionamento della rete, solo per darvi contezza di come funziona, diciamo. Internet funziona tramite un protocollo che si chiama BGP, Board Gateway Protocol, che permette di distribuire le informazioni necessarie al raggiungimento delle destinazioni in giro per il mondo. Diciamo la lingua comune a tutti, nel senso che ognuno nel proprio ortello può fare quello che vuole, sulla sua rete installa le macchine che vuole, i protocolli che vuole, dà accesso a chi vuole, come vuole, su condizioni diverse, però poi con tutti gli altri deve assolutamente parlare questa lingua che è comune a tutti, che è il BGP. Come abbiamo detto, ogni ente con questo strumento annuncia le proprie reti ai propri vicini, poi ovviamente i vicini riannunciano a loro volta fino a, diciamo, a far arrivare le informazioni in tutto il mondo. Internet funziona appunto tramite l'interconnessione di questi autonomi system. Che tra loro hanno delle politiche di ping diverse in base a quello che fanno e a come lo fanno, insomma. È stata concepita, diciamo, gli strumenti sono stati concepiti perché la rete fosse orizzontale e eterogenea, come avrete a questo punto capito. Il BGP viene utilizzato per configurare le politiche di interconnessione che possono essere appunto come customer provider oppure all'avario. Per farvi un esempio, esistono dei punti nell'architettura di internet, si chiamano network access point, tra i più grossi in Italia ce n'è uno a Roma, si chiama NAMEX, uno a Milano si chiama MIX, in cui praticamente gli autonomous system si interconnettono uno con gli altri in modo paritetico, cioè ognuno si paga una connessione, una fibra ottica, un ponte radio fino a quel punto e poi lì ha il diritto di interconnettersi a tutti gli altri gli afferenti. Ovviamente è un punto aperto a tutti, noi adesso siamo appena stati accolti, diciamo,
mese sperimentale per un anno a Namex a Roma e nei prossimi giorni concluderemo l'installazione del nostro link Rally, poi capirete meglio perché Rally. E insomma, questo sempre per fare capire che internet è una pluralità di reti a pari, che interconnesse, diciamo. Sì, certo. Negli internet exchange, nei network access point, la relazione può essere customer provider, vuol dire che un autonomous system paga un autonomous system più grande, diciamo, per transitare. Quindi l'autonomous system più grande si va a pagare, però ci sono anche molti scambi alla pari. Cioè io sono un'università, voglio connettermi con un'altra università, nessuno paga nulla, insomma. E si scambia alla pari, magari un'università sarà connessa a un'altra università ancora. Diciamo che semplificando. Sì, diciamo che la cosa strana è che anche molti degli operatori commerciali scambiano tra loro la pari, perché si reputano allo stesso livello, quindi anche se lo fanno per commercio non ci sono accordi commerciali, strettamente, ma sono accordi solo di interscambio. Diciamo, per esempio, poi queste regole cambiano anche in base ai mercati, al periodo storico, questo movimento è totalmente libero. Per esempio in questo periodo Telecom sta chiudendo le connessioni con molti degli afferenti a questi nodi di access point, perché pensa di essere, diciamo, una sorgente di utenti, quindi non so, vuole essere pagata da Google perché Google abbia degli utenti, lui è fornitore di utenti, questo penso. Comunque queste sono, diciamo, queste la riporto perché è proprio una stranezza, cioè di solito non succede questo è proprio un'anomalia particolare, che gli altri operatori, per esempio io sappia, ancora non hanno questo genere di pretesa. Dunque, poi andando avanti, i protocolli che si utilizzano su internet, per esempio qui ce ne sono alcuni dati, sono tutti stati costituiti utilizzando richiedendo dei commenti alla comunità. Questi documenti si chiamano Request for Comments e chiunque può partecipare. Sulla rete ci sono. Cioè in realtà, scusate, sì, mi interrompo, sono proprio gli standard, però invece di essere degli standard costruiti in una maniera unidirezionale, sono costruiti in un modo un po' più paritetico e collegiale. Cioè io in realtà posso, attraverso un meccanismo, fare una richiesta di commento su quello che penso sia una modalità di interscambio dati su una cosa anche specifica, e per questo si chiamano request for comments. Quindi in realtà non sono degli standard imposti, no? Quindi in modo unidirezionale, ma un sistema, diciamo, anche assembleare sulla discussione su come sarà uno standard futuro. Ammesso di parlare inglese. Oh, chiaramente. Ovviamente tutta questa collegialità che noi ci siamo sforzati a virgolettare in realtà ha le sue critiche. Salve, quindi in parte no. Vabbè, ma qua sto lavorando. Ma facciamo il torticolo a chi sta il primo. Sì, no, ma mai che ricordo. No, vabbè, perdonate, dico, e quindi ci siamo sforzati, poi è vero che ci sono delle forme, no, di divisione tra chi può effettivamente fare accesso a, quindi a livello culturale, comunque insomma. Sì. Come stavo dicendo, appunto, questi protocolli, o comunque quello che viene fatto, deciso sulla rete, diciamo, quindi l'architettura, le soluzioni tecnologiche, diciamo, viene organizzato in gruppi di lavoro che si chiamano Task Force, la cui partecipazione è assolutamente aperta. Cioè, questo l'ho preso da uno dei Task Force che stanno su internet,
in cui sì, è chiaro che chiaramente che la partecipazione è aperta a chiunque voglia partecipare. Sempre per dare l'idea del fatto che la rete sia stata, cioè la tecnologia di internet sia aperta a chiunque, ho riportato questo esempio di servizio globale, cioè se io voglio spedire una mail da qua a Tokyo, a un'entità qualsiasi che sia una università, uno studente universitario o un amministratore delegato di una società, io spedisco una mail nello stesso modo. E i server, le macchine si parlano con la stessa lingua, che è stata poi decisa collegialmente in modo cooperativo, no? Quindi ci sono dei sistemi che non hanno senso con un unico macchina, un unico server, ma sono diciamo, un sistema unico, tipo il sistema dei mail server mondiali, dei DNS. Quello dei mail server è più idea perché chiunque può accedere un server di mail senza nemmeno troppo coordinarsi con chi sta sopra. Quindi questo è un fatto preso da Ingram che fa capire che chi è che fa funzionare internet. Se nessuna persona, compagnia, organizzazione o governo fa girare internet. Internet è una rete di computer globalmente distribuita, insomma ve lo faccio breve senza farlo di tutta che è fatta di reti che volontariamente si interconnettono, poi questo è facile da dirlo grazie pure le slide. Comunque il tutto è discorso che anche i diciamo, i propri organismi che gestiscono in qualche modo la storia, diciamo per esempio in questo caso i nomi della rete, sono diciamo, aperti fino a un certo punto ovviamente. Vabbè, diciamo che sono concettualmente entità che hanno a che fare comunque con un sistema nazionalizzato, ma che hanno anche delle regole transnazionali, quindi sono aperti a molta come dire, partecipazione, anche se poi le regole di essa non sono semplicissime a livello di accessibilità, cioè non è semplice partecipare rapidamente a uno sviluppo di uno standard, come dire, no? Quindi c'è apertura ma difficoltà di accesso. Dunque, ricordiamo alcune criticità e minacce della rete come bene comune. Quali sono diciamo, le cose mine questa questione? Ovviamente la banda limitata delle persone e la simmetria dei collegamenti, cioè voi tutti saprete che la connessione di casa 99 su 100 funziona in modo asimmetrico, cioè io posso prendere la roba da internet con una velocità e posso diciamo, dare qualcosa agli altri tramite la mia connessione internet a una velocità di gran lunga più bassa. Sì, quella è la A di ADSL. È la A di ADSL che sta per SMB. La limitazione della net centrale, ora vedremo capire meglio, abbiamo un video che è molto significativo. Il chiuso del tentativo di controllo da parte di varie entità e per vari motivi, per esempio il commercio oppure gli stati che tentano di controllare, diciamo, breve. Questo è un video che abbiamo provocatorio. Ah, Davide è collegato? Sì, sì. Perfetto. Mi sono avvicinato un po' al microfono. No. Non mi pare che si sente nulla però. Forse lo accende il computer. Cosa è l'ultima di cosa?
tutto attaccato. Ma magari se gli dici meno C 0 non dai che ti dà più retta, eh? Alza mixer. Alza mixer, spazio meno C 0. Sto vedendo giusto che c'è la sua. No, però magari sono, perché magari di chi lo strato di sotto. Pulse audio uguale ma. Zero, così? Sì. Oh, no, ci sta il mute dello speaker. Mi pare di no, però no. Ottime notizie per te. Siamo noi, la tua Telecom. Abbiamo ottime notizie per te. Il tuo internet sarà presto più ordinato e chiaro. Trasformeremo. Siamo noi, la tua Telecom. Abbiamo ottime notizie.
Siamo noi, la tua Telecom. Abbiamo ottime notizie per te. Il tuo internet sarà presto più ordinato e chiaro. Trasformeremo in una nuova e chiara struttura l'enorme marea di offerte e servizi odierni che non servono a nessuno. Come riusciremo a ottenere tutto ciò? Abbiamo studiato un sistema efficace in due fasi. Nella prima fase trasformeremo tutti i collegamenti internet flat, compreso il tuo, in una pratica tariffa a volume. 70 GB al mese saranno più che sufficienti per te. In caso di servisse più traffico, la tua connessione internet non verrà disabilitata, ma verrà ridotta la velocità. Con questa decelerazione vorremmo invitarti a riflettere sugli sprechi e a come contenere l'utilizzo della rete. Con i tuoi 75 GB potrai ad esempio guardare ogni mese 10 film ad alta definizione se non utilizzi il tuo collegamento internet per qualcos'altro, qualche film in meno invece se vuoi anche ascoltare musica, scaricare software, fare videochiamate oppure se condividi il tuo collegamento con qualcun altro. La riduzione del traffico lato cliente è solo la prima fase del nostro grandioso programma. Nella seconda fase firmeremo speciali contratti con alcuni provider di contenuti internet. Tramite il pagamento di una tariffa regolare, questi provider potranno entrare a far parte di quelli che chiamiamo Managed Service. Il traffico generato collegandosi a questi provider non ha impatto sul tuo volume dati mensile. Questi servizi diventeranno la classe premium di internet. Tutto il resto di internet sarà di seconda categoria e prima o poi la decelerazione sarà talmente forte da fartene dimenticare l'esistenza. Premium classe des Internet. Alles andere ist Internet zweiter Klasse und früher oder später so heruntergedrosselt, dass du es schon bald vergessen wirst. Se ad esempio YouTube non vorrà fare un contratto con noi, dovresti essere contento, poiché così non sprecherai il tuo tempo a guardare video con gatti, ma invece potrai guardare la televisione su T-Entertain, proprio come si faceva ai vecchi tempi. Von den unzähligen Anbietern von Musikstreamingdiensten, Online-Videoplattformen und Spieleportalen bereit sind. Poiché non tutti i provider di streaming di musica, piattaforme di video online e portali video saranno disposti a fare un contratto con noi, quell'internet selvaggio, ricco ma poco chiaro, che fino ad oggi ti ha invaso con le sue innumerevoli offerte e possibilità, ben presto sarà ben ordinato e ripulito. Un esempio sono quelle start-up fastidiose che, non potendo permettersi un contratto premium con noi, non ti ruberanno più l'attenzione con le loro idee innovative e intelligenti. Insomma, non sarai più schiacciato dai pochi servizi che noi sceglieremo per te. Non c'è di che, la tua Telecom. PS, mehr über unsere Pläne und was andere darüber sagen, erfährst du auf netzneutralität.cc. Già funzionano quasi in quel modo. La prima parte di quel video illustra proprio come funzionano le connettività per gli apparati mobili, no? Molti provider all'estero, per esempio in Irlanda, già hanno un monte dati nell'abbonamento che al momento è abbastanza grande, non sono i 75 GB che si diceva nel video, ma insomma 200-300, e non ci vuole nulla poi a abbassare questa soglia una volta che sono i piedi meccanismi. Volevo anche ricordare che le reti di distribuzione elettrica sono ormai da qualche secolo, però quando sono nate anch'esse flat rate, quindi poi i contatori sono stati introdotti, perché la limitatezza dell'energia o la illimitatezza dell'energia sono state sempre un problema su cui ragionare, ma è stato messo subito a monte un
un contatore che effettivamente ancora oggi non si è capito se ha la sua effettiva utilità o no. Questo per parlare di sprechi di rete. No, ora non c'entra niente con questo discorso, però cioè, vorrei ricordare che siamo in una fase un po', come dire, ancora preistorica della internet. Dunque noi qui iniziamo a parlarvi di esattamente di quello che facciamo noi, che diciamo, è una proposta che è il nostro modo di fare per andare contro, per perseguire, lo sai che è un po' troppo alto. Quindi come funziona? Ci sono due persone, due amici vicini di casa che si trovano a 700 metri uno dall'altro, possono collegarsi direttamente tra loro e scambiare il traffico, parlare via VoIP, via chat, eccetera, eccetera. Questo collegamento possono crescere fino a abbracciare un intero gruppo di amici e o addirittura a estendersi fino a un totale da coprire l'intera città e avere anche dei punti diciamo di uscita verso altre reti che in questo slide sono identificata dalla DSL appunto. I principi che muovono la nostra comunità sono quelli che abbiamo elencato qua, chiedo qualcuno, tra i più importanti c'è sicuramente la community, cioè noi diciamo sempre che la rete diciamo, viene in secondo piano, ma la cosa più importante sono le persone che la compongono, quindi facciamo delle riunioni periodicamente, ci incontriamo, discutiamo su come gestire la rete, diciamo la community è la rete in sé, nel senso che senza community saremmo solo tante persone con un'antenna sul tetto che non fanno nulla perché non ci sarebbe nemmeno la rete, no? Cerco andare un po' più rapido sulle slide, anche perché così possiamo chiacchierare insieme. E tra le varie cose, i vari principi ci stanno anche alcune agreement, tipo il Pico Peering Agreement, che sostanzialmente regolamenta diciamo, il passaggio dei dati sul proprio nodo, sulla propria infrastruttura di rete. E anche il Wireless Common Manifesto, che è stato creato appunto nel 2001, è un documento di intenti, forse Klaus ce lo fa raccontare meglio. Sì, dico nel 2001 iniziava ad essere diffusa la tecnologia Wi-Fi e c'erano delle persone che cominciavano a sperimentare a fare dei collegamenti tra loro da casa a casa e quindi si sono ritrovati queste persone tra loro e hanno scritto un manifesto in cui dicono che una rete senza fili globale è la nostra portata e si propongono di lavorare per definire e ottenere un bene comune wireless costruito utilizzando lo spettro libero ed in grado di connettere persone ovunque. Cioè il wifi è una di quelle tecnologie che permette alle persone a basso costo di interconnettersi tra loro e di ripetere e spargere la rete facilmente. Sempre in questo manifesto il cuore è il fatto che i problemi tecnici non sono il problema, ma le questioni affaristiche, politiche e sociali sono le sfide che aspettano le community network. Community network spesso si chiamano wireless perché wireless è la tecnologia più facile per costruire le reti comunitarie. E
sempre più o meno nello stesso periodo è nato anche il P2P Agreement, ovvero una licenza, un po' l'equivalente della GPL per le reti, in cui si formalizza l'interazione tra proprietari di dispositivi wireless sugli utenti e si dice io quando entro in questa rete acconsento di fornire libero transito gratuito attraverso la mia rete e a non interferire con i dati che passano attraverso, attraverso casa mia, insomma. Poi che le informazioni necessarie per un collegamento devono essere pubbliche e pubbliche con una licenza libera. E poi il best effort, io non garantisco nulla, cioè se mentre sto pulendo casa si stacca il cavo dell'antenna e tu non puoi più lavorare, cioè lo sapevi, insomma, cioè noi facciamo quello che possiamo, però non c'è un livello di servizio garantito. Quindi nessun obbligo e il servizio può essere ridotto o revocato in ogni momento senza preavviso. Questo è un po'. Giusto per pescare un po' di concetti di prima, quello che dicevo prima appunto del fatto che io quando utilizzo internet utilizzo una rete fatta di tante persone, anche lì non c'è una certezza che la rete funzionerà sempre, poi diciamo la tecnologia è fatta in modo tale che sia ridondata, per cui se un percorso è rotto i dati prendono un altro percorso, però il provider mi sta vendendo qualcosa, mi sta giurando che quella cosa funziona in un certo modo, ma non me lo potrà dire se non ho limitatamente la sua rete, che poi assolutamente a nessuno interessa, o quasi, nel senso a me non interessa di parlare di schemi di traffico solo con gli utenti Telegram, voglio poter utilizzare la rete per arrivare in qualsiasi punto del mondo, no? Quindi era solo per dire che nemmeno una telco è capace di dare una garanzia di servizio vera. Sì. Questa cosa si chiama best effort, internet best effort. Sempre su questa linea, recentemente si sta cercando di seguire sempre le orme del software libero, cioè dal tipo peer sono nati tantissime altre licenze simili. Con varie clausole locali e adesso invece si sta cercando di fare una licenza globale in modo tale da avere anche un potere, diciamo, se volete, di influenzare la politica, cioè nel momento stesso in cui tutte le community network si uniscono sotto una stessa bandiera si riesce a esercitare più influenza e c'è una fondazione negli Stati Uniti che si chiama la Free Networks Foundation, loro hanno scritto le libertà fondamentali delle reti libere che seguono un po' quelle libertà fondamentali del software libero. E la libertà zero è quella di partecipare nella rete e permettere agli altri di fare la stessa cosa. Poi la libertà 1 è la libertà di comunicare usando la rete per ogni scopo, senza interferenza, e la libertà 2 la libertà di modificare e migliorare la rete. Quindi, diciamo, la libertà zero è anche quella di espandere la rete. Noi, diciamo che seguiamo il P2P, Linux.org è basato sul P2P Agreement, anche se ne parliamo poco, chiaramente. Okay, di fatto è quello. Avremo modo di discutere meglio, poi lo diremo meglio la prossima settimana, noi ci incontreremo a Roma con tutte le realtà che sono nate in Italia. Noi avrete capito che abbiamo una rete in piedi a Roma di circa 200 nodi e poi ci sono altri pezzi di rete in giro per l'Italia, dalla Sicilia al Friuli. In particolare qui a Viterbo ci sono un paio di nodi, a Firenze, a Pisa, a Bologna stanno nascendo adesso dei nodi, a Vicenza, nella provincia di Udine, in Sicilia, in Calabria e in maggiori città, insomma. La prossima settimana ci incontreremo per discutere di tutte queste tematiche che adesso stiamo presentando qui.
diciamo delle tematiche comune alla rete. Diciamo che Linux.org, che è il nome della nostra community, appunto nata a Roma e poi sparsa un po' in tutta Italia, ha un modello partecipativo basato sul consenso, soprattutto a Roma. Quindi è molto partecipativa, facciamo assemblee settimanali in cui scambiamo idee, discutiamo parecchio, parliamo parecchio. Nei principi sono che non ci deve essere autenticazione per accedere alla rete, deve essere aperta, non ci deve essere crittografia, e che chiunque può collegarsi liberamente, che vuol dire che chiunque può leggere come funziona la rete, comprarsi l'hardware che serve per collegarsi, configurarlo, sempre seguendo le nostre istruzioni, e poi collegarsi in modo autonomo e quindi espandere la rete senza bisogno di intervento del consenso di qualcuno. Naturalmente non c'è canone, perché non è che c'è un servizio, tu praticamente ti porti il servizio a casa tua. Quindi non c'è un proprietario di tutta l'infrastruttura, ognuno è proprietario soltanto del proprio hardware che ha sul tetto, non c'è nessuno che controlla tutto insieme, e anche la gestione della rete è distribuita, non c'è nessuno che ha le password di tutti i router di tutta la rete. Quindi non so, i nostri obiettivi sono cioè più che obiettivi, io ci metterei quello che siamo, insomma la nostra rete funziona bene, cerchiamo di seguire i principi di cui abbiamo parlato prima, i costi sono bassi perché usiamo soprattutto tecnologia wireless, e questo è il motivo. L'obiettivo dell'indipendenza energetica mancava, però perché no? Siccome la rete è composta da varie persone in realtà, un obiettivo che è uscito fuori era l'indipendenza energetica, cioè quella di costruire dei nodi che potessero non essere collegati a fonti energetiche su grid, esatto, quindi non nodi grid connected, perché magari anche per fare dei ponti radio su dei posti rurali o non prettamente presidiati e cose di questo genere, quindi c'era come. E poi abbiamo dei servizi interni, per esempio abbiamo dei server voice over IP, per cui possiamo parlare tra noi senza uscire fuori dalla community network, alziamo il telefono, faccio il numero interno e parlo con chiunque sia collegato. Oppure abbiamo dei server di gaming, oppure non so, ci sono persone che mettono a disposizione le cartelle condivise, server FTP, eccetera. Non siamo soli, non siamo un'utopia, nel senso che ci sono community network in tutto il mondo, Austria, Cile, Colombia, Grecia, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, eccetera. E per esempio in Catalogna c'è una rete di 22.000 nodi, una cosa gigantesca, che copre tutta la Catalogna, che è supportata anche dalle autorità locali, per esempio i comuni, le chiese, ci sono nodi sopra le chiese, sopra i comuni, e la gestione è completamente decentralizzata di questa rete, si chiama Wi-Fi. Anche noi abbiamo un nodo su una chiesa, ma no? Sì. Ce l'abbiamo ancora? Sì, anche una chiesa supporta niente. Ok, quindi forse dunque, ovviamente, come ho accennato, la tecnologia che stiamo utilizzando di più sono delle antenne, diciamo, ad alta frequenza, nell'ordine dei gigahertz, su banda libera, quindi vari standard 802.11 più qualche altra cosa tipo 17 GHz o 24 GHz, che non è 802.11, però comunque su banda non licenziata. Quindi abbiamo riportato qua un po' di scenari possibili, appunto il fatto di far collegare anche vicini in fibra ottica o in rame e estendere nel proprio condominio, per esempio
la rete e poi far collegare, diciamo, le altre abitazioni non direttamente raggiungibili via ponte radio. Abbiamo fatto una serie di pensieri anche in merito a come porsi nei confronti degli operatori che invece hanno interesse a vendere la connettività casa per casa. In realtà il loro sforzo è quello di spesso una buona parte dei loro ricavi vanno a finire in diciamo, assistenza agli utenti proprio per gestire quell'ultima parte di rete che arriva nelle case, che potrebbe essere invece gestita in autonomia per le persone. E quindi, diciamo, in qualche modo in questo scenario, vi passo velocemente, gli operatori fornirebbero il banda in grosso, diciamo, per illuminare, diciamo, per diciamo, portare un po' di banda in più su parti di rete comunitarie. Faccio questo esempio. I vantaggi quindi ci sarebbero da guadagnare sia da lato utente sia lato provider. Per esempio, i provider potrebbero avere minori costi di gestione proprio perché gran parte di quello che spendono è per gestire l'ultimo miglio, diciamo, e concentrarsi invece sull'infrastruttura di trasporto dei dati da una città all'altra, per esempio. Potrebbe vendere quantità di banda più alta e non offrire anche prezzi più competitivi. Per i cittadini, ovviamente, il costo per l'accesso alla rete diminuirebbe, ci sarebbe più banda, sarebbe finalmente simmetrica come nella nostra rete, in cui i collegamenti sono assolutamente simmetrici, c'è la stessa banda in campi diversi. Quindi naturalmente i costi delle comunicazioni locali, come si è già intuito, abbattimento digital divide, questa è una tematica enorme, nel senso in Italia ci sono un sacco di posti dove la rete non arriva solo perché agli operatori non conviene portarcela. Ci sono anche delle situazioni assurde in cui i paesi sono anche serviti dalla connessione ADSL, ma non tutti i cittadini di quel comune possono soffrirne perché le centrali sono sature e l'operatore non ha nessun, diciamo, guadagno a estendere ulteriormente la centrale per offrire servizio agli altri utenti. Quindi anche solo questo è un ostacolo alla connettività di molte persone. Senza andare troppo lontano, Vicovaro, Mandela, vicino Roma, sta in questa situazione qui. Quindi, ma tantissimi paesi, poi in tutti gli anni qualcosa anche per Roma. Sì, qui, anche, addirittura qui in zona invece, qui in zona c'è Pidorchiano che era abbastanza piena la centrale, e per farti una connessione dovevi andare da un whisky. Esatto, non te la dava più. E gli altri paesi? Ci sono, perché ci sono alcuni che non sono per niente connessi, anche ci sono paesi che anche dal punto di vista geografico è difficile connetterli, perché magari è paese sul cucuzzolo della, cioè comunque sulla cosa, per cui magari vede una montagna, però a mezzo paese può essere servito e l'altra mezzo paese no, perché è all'ombra. Certo. Comunque insomma, anche in zona industriale da noi sono tutti quanti con l'azienda, perché in molti posti non ci arriva la linea. Quindi non potete arrangiare con forniture di appena. Per non parlare poi della situazione proprio in Viterbo, tutti i cavi sono stati passati nel dopoguerra, ragazzi, sono ancora quelli. Per cui qui, che siamo in posizione centralissima e la centrale di Telecom sta a 300 metri in linea d'aria, magari arriva la DSL pietosa, perché proprio la coppia dei cavi sono marci. Casa mia c'è più, no, per 200 metri. Scusate, una domanda, ma attualmente l'apparato fisico, non è più ADSL, se non è parte, cioè proprio per la maggior parte sia terra, perché questo è che, scusate se vai. Spesso se uno si affida a un altro gestore telefonico, c'è sempre il maledetto canone fisso Telecom.
Questo perché la rete fisica, credo il 90% sia gestita da Telecom. No, il canone Telecom non c'è più, da N tempo, cioè c'è l'unbundling, c'è... No, io parlo no, il telefono, io quello io lo pago. Non c'è più, non c'è più. Anche se c'è un altro gestore telefonico. Vabbè, è Paolo Sale, Telecom se glielo chiedi te lo tolgono, cioè... Qui c'è, voglio dire, cioè, quindi è paradossale, cioè non mi piace neanche dire la cosa. In qualche modo è ancora monopolistica sotto. Sull'ultimo miglio sì, però c'è l'unbundling, cioè se tu vuoi fare un contratto con un altro gestore, senz'altro non paghi il canone. Cioè, se lo chiedi a Telecom di solito te lo toglie, poi dipende da zona e zona, però non c'è più la cosa del canone obbligatorio. Però ci sono alcuni provider che se non c'è più, non c'è più. No, ti garantisco. Ci sono alcuni provider che comunque ci provano, che se tu non c'hai il canone vero, prendi, che ne so, un cavo dati, solo dati, ti ci mettono, non so, una cifra che è bassa, tipo 1 euro, 2 euro. Però è una cosa che loro dicono, ah no, ma questi noi li dobbiamo dare a Telecom per poter usare il cavo. Lo fanno, io lo dico, perché poi c'è un senso o non c'è un altro discorso. Io parlo della mia esperienza, io pago la quantità di voce a un gestore e il canone fisso a Telecom. Quello si può, questo può andare oltre. Quello lo abbatti facilmente. Si può togliere il canone fisso a Telecom. Però a volte provider ti dicono no, ma c'è, cioè, io infatti sono andato via da Trista lì perché mi hanno detto, dice, abbiamo un aumento di 1 euro perché lo dobbiamo dare a Telecom. Sì, sì, sì. Io per principio ho detto no, disdico il contratto perché non ci sta. Beh, però appunto vero è che questo, cioè proprio per essere un po' più chiari sulla cosa, è vero che siccome l'ultimo miglio è gestito da Telecom in ogni caso, l'altro gestore riconosce a Telecom una forma di canone che non è però il canone Telecom, voglio dire, quindi cioè, molti lo assorbono dentro a questa logica, no? Cioè ti dicono mi paghi costa 30 euro tutto incluso e poi loro, e poi loro 2 euro e 50 euro più 1 euro, due utenze distinte, quindi a Telecom pago esclusivamente il canone. No, lo puoi togliere, sì, sì, quindi questa è una notizia nuova. Poi tornando a noi, nei vari scenari appunto ci sono alimentazioni e nodi con fonti rinnovabili, diciamo, tra le varie cose abbiamo anche messo in che modo supportarsi economicamente. Ci sarebbero dei buoni motivi anche per raccogliere fondi e, diciamo, e coprire le spese, per esempio collegialmente si potrebbe, diciamo, organizzarsi per diciamo, in qualche modo organizzarsi e superare dei problemi come per esempio il chilometro e mezzo, si potrebbe anche pensare di risolvere problemi comuni in modo comune, cioè c'è la zona industriale che sta fuori linea o comunque condizioni assurde, si mettono d'accordo e passano una fibra per tutti, ci avranno un pezzo di infrastruttura in comune, quindi il nostro modo di pensare è per questo, cioè la rete è fatta di fili, se non ci sono mi metto, non devo aspettare qualcuno che mi metta per conto mio. Questo anche abbiamo detto un po' di servizi interni alla rete. Nei servizi c'erano, diciamo, anche il fatto di poter usare i dischi di persone diverse, quindi abbiamo considerato anche di fare alcune considerazioni su se è bene mettere i propri file personali su un server down dei gestori oppure metterli in casa, diciamo. Comunque anche diciamo, i servizi, diciamo così, fatti da una comunità avrebbero dei vantaggi notevoli e al prezzo solo per il fatto di mantenere questa roba a livello collegiale. O molti di noi per esempio hanno a casa un computer acceso
uno di questi computer a bassissimo consumo, tipo quello che sta solo continuo, non fa fuori, che fa il server di posta, per dire. E uno si può creare il proprio server in casa senza demandare il servizio, chiedere il servizio a qualcun altro, che tipo Google, che ha completamente il controllo di tutte le mail del pianeta o quasi. Tra le varie difficoltà sono leggi obsolete, ambigue, come quelle che hanno frenato lo sviluppo delle reti wireless in Italia fino all'anno scorso, quando è decaduto il decreto Pisano, eccetera, eccetera. Una difficoltà molto grossa è la difficoltà di comunicazione con il pubblico, perché molto spesso le persone con cui noi abbiamo a che fare non capiscono perché lo facciamo, cosa facciamo. Il problema delle persone che non capendo bene lo spirito della nostra iniziativa, vogliono solo sbloccare la rete, ma senza capire che in realtà non è il succo del discorso, ma il succo del discorso, cioè io, se non ho la possibilità di avere la rete, ti viene portato, diciamo, la connettività anche quella, però il criterio non è che io mi sconnetto dalla rete del gestore solo per risparmiare, io lo faccio perché credo nella rete gestita da tutti, non solo per sbloccare la connettività. Ovviamente, tra l'altro, mettere in piedi un nodo non è che non costa niente, costi nulla, montare un nodo costa 200 euro in meno, tra la carpenteria e l'elettronica, quindi poi altre difficoltà di vario genere. Abbiamo iniziato a Roma nel 2001, siamo ispirati a altre comunità mondiali, abbiamo un carattere molto sperimentale perché molti di noi sono ingegneri di vario genere, di vari amatori, cioè siamo partiti dalla parte tecnica, quella che ci interessava di più, però adesso ci stiamo contattando, stiamo capendo quello che facciamo, ha anche un forte impatto sulla socialità delle persone, sulla politica, diciamo, in senso di gestione delle cose, per cui ci stiamo anche guardando attorno. Questo l'ho già accennato, abbiamo tante community in giro per l'Italia, ci stiamo per organizzare per creare una rete unica nazionale, diciamo. Il modello che abbiamo proposto in questo momento è la nostra portata, l'abbiamo sperimentato, è possibile. Internet è una cosa molto importante, ha cambiato la nostra vita sicuramente, perché adesso facciamo tutto tramite internet. Non può essere un momento più importante, deve essere comune, libero e facilmente accessibile. Invitiamo a partecipare, come vi ho accennato, al nostro incontro nazionale, se vogliamo chiamarlo così, che sarà il prossimo weekend, il prossimo cade in questo ponte. Il prossimo weekend alla situazione Fuso Lab a Roma. Si chiama Linux Day, ma dura 3 giorni. Il nostro gioco di parole. Forse qualche reference. Abbiamo finito, noi volevamo rendervi più partecipi, non siamo riusciti a coinvolgere più di tanto, comunque se c'è qualche domanda, qualche dubbio. Anche semplicemente. Sì, innanzitutto avete capito un po' bene o male o più niente. No? Cioè, innanzitutto. Cioè, se è capito sto discorso sulla rete internet e sul Linux Org. Io sono arrivato tardi, scusate. Tardi, hai capito bene o male? Ho perso gran parte del discorso, quindi ho capito di che cosa si tratta, ma è soltanto in grandi linee. E questo è buono. No, se avete domande su qualcosa, se non si è capito, o qualsiasi altra domanda.
c'è nessuno che dice un bello, lo voglio fare pure io, voglio partecipare. È un progetto per offrire accesso internet, no. e condividere l'accesso internet, ho capito male? Sì, no, allora hai capito molto bene, però c'è anche del molto male sotto, nel senso che non dipende da te, cioè dipende dal fatto che questo sicuramente noi non siamo riusciti a farlo, sul concetto che internet non è prettamente un servizio che si compra, no? Ma internet è una rete fatta di reti, quindi Linux.org è una rete che è interconnessa alle altre reti e quindi è una parte di internet, quindi non vende accesso a internet, non si vuole sostituire come accesso a internet dai provider, ma fa un tentativo di costruire la rete, quindi non è che è una rete contro qualcosa o è una rete per qualcos'altro, è una rete di sperimentazione che ci dimostra oggi come cittadinanza che è possibile costruire reti, come si dice in napolitichese, dal basso. Poi non ho capito sto basso dove va, verso quale alto, però diciamo che è bassa e rimane in basso, cioè nel senso che non è una rete che cresce e che deve essere poi controllata da un'entità superiore. Dite se sbaglio concettualmente qualcosa. Come si mette da un punto di vista di IP? C'è una rete privata, viene adattata, IPv4, IPv6, che cosa viene utilizzato? Se voi ti spieghiamo. Attualmente IPv4 e IPv6 sono. Attualmente IPv4 e IPv6 in realtà sono tre reti logiche su una rete fisica. Cioè, la rete fisica che avrai capito come è fatta, no? Cioè da ponti radio. Come? È arrivato dati. Vabbè, comunque è fatto da ponti radio. Vabbè, ma no, prendi la slide sì. Da, diciamo. Rozza ma efficace, insomma. Sì, molto diversa. Questa è una rete fatta mesh, è una rete mesh fisica sulla quale ci sono a Roma, sto parlando di Roma adesso, ci sono tre reti logiche differenti, una totalmente in IPv6 ed è diciamo con una S di nostra, diciamo, a noi assegnato, e c'ha dei punti di uscita in giro a Roma verso altre reti commerciali di due provider. Poi siamo penso una delle prime reti ad avere il IPv6 nativo dentro casa, sì. Siamo autoportati il IPv6 dentro casa nostra, siamo sì. La prima. Praticamente abbiamo una barra 48, non so se parlo troppo tecnico, vi faccio capire meglio anche in un altro modo. Abbiamo una barra 48 globale in IPv6 e una barra 64 per ognuno di noi. Per farvela breve, in sostanza, abbiamo come la numerazione di due internet pubbliche ognuno di noi in casa propria. Potrei rinumerare tutte le piastrelle di casa mia tranquillamente. Questa è una delle tre reti. La seconda rete è una rete privata, una numerazione privata che ha uscita al primo gateway, tipo ci sono delle ADSL di alcune persone come in questa figura che sono messe in condivisione, per cui c'è una rotta di default, come si dice in gergo, per ogni punto della rete condivisa. Quindi io metto un nodo, cioè l'ADSL, decido di darla, di cedere parte della mia banda alla comunità, annuncio che faccio questo servizio, diciamo così, interconnessione, e quindi i pacchetti della rete privata arriveranno al punto più vicino di uscita e prenderanno quell'uscita con un NAT, ovviamente. E la terza rete logica è una rete fatta di una numerazione IPv4 pubblica che fa parte dell'autonomous system di Linux. Tu l'hai perso la prima parte, quindi non so se sai cosa sia un autonomous system, te lo dico in breve. No, lo sa, ok. Abbiamo un autonomous system, abbiamo questa numero 1 barra 24 pubblica che stiamo distribuendo con dei tunnel grey dinamici in giro per tutta la rete, quindi se c'è qualcuno che ha bisogno di fornire, diciamo, un servizio web oppure un qualsiasi tipo di servizio da mettere in piedi, e diciamo lo fa
metti in piedi qualcosa che possa essere di utilità a tutti. Non so, a Roma per esempio c'è una persona che ha stazioni meteorologiche. Vabbè, per essere raggiungibile da internet. Sì, insomma, per essere raggiungibile per fare qualcosa che serve a tutti viene rilasciato un indirizzo di questa numerazione pubblica. E quella ha dei punti di uscita, ha tre punti di uscita, uno dei quali è quello che ho accennato prima, sarà il Namex, che è il punto di interscambio del centro Italia. E lì faremo meeting con Google, Akamai, GAR, Vaticano, non so adesso tra quelli commerciali chi darà connettività, sicuramente non Telecom per la questione che dicevo prima. Comunque, diciamo, è come se avessimo tanti punti, oltre a essere tre fisici, sono in realtà più di tre. Non so se... Quindi farete peeling attualmente soltanto sul Namex? No, adesso facciamo peeling con Unità, con un altro provider che fa il WISP a Roma, che si chiama Idea. Poi a Namex saremo peeling con tutti gli afferenti che non hanno delle politiche chiuse tipo Telecom. C'è un sistema di root server, cioè si fa un peeling con una macchina sola e poi diciamo con tutti quelli che sono aperti a scambiare traffico si parla in modo automatico. E tra questi ci sono Google, i tre più grossi, Akamai, GAR, penso sia anche Vaticano, insomma c'è una lista pubblica di che anche la GESH. Non so se da un punto di vista di legislazione parla di responsabilità sul traffico. Allora, su questo punto qua, diciamo, per quanto riguarda le due numerazioni pubbliche non c'è nessun fallo di problema, nel senso che la numerazione è stata assegnata a un'associazione futura, quella del posto in cui ci incontriamo. La nostra idea sarebbe quella di assegnare personalmente l'indirizzo pubblico in quel caso e di pubblicare i dati della persona sul nostro sito web, in modo tale che chiunque, stile WIS, che non so per chi non lo conosce, è un sistema che consente come un'anagrafe degli indirizzi di internet, cioè chiunque può sapere a chi è intestato un indirizzo. Noi, non volendo ovviamente intasare il WIS di dati delle singole persone, creeremo un'altra base dati con le informazioni delle persone. Comunque, non essendo provider, non siamo soggetti alle stesse leggi degli internet service provider, quindi tutta la data retention, eccetera. Nel momento in cui però io metto a disposizione la mia connettività di casa, la mia ADSL, okay. Quindi viene veicolato. È una tua responsabilità. Sì, è la tua responsabilità. Certo. Sì, è semplicemente violi il contratto della DSL, quello che ti può succedere. Non serve. Quello sì. Che si andrebbe a questo se il mio operatore mi proibisce di cedere a terzi, ma esatto. Se viene veicolato il mio gateway del traffico pedopornografico, qualcosa sì. Che viola una normativa, sì. Chi è responsabile? Esiste un luogo dove io posso. Allora, in realtà la legge non parla del fatto che tu sia. Colpevole di quel reato. Quando verranno a casa tua la polizia, che la mia cespante è aperto, per cui non sono stato io a poter indagare, cioè tu ti puoi rendere puoi dare la tua disponibilità per fare tutte per le cose. Sì, diciamo che è un caso limite, no? Cioè, comunque, è un caso limite. Che consideri 10 anni. Non è mai successo nulla, però comunque se uno è paranoico. Su questa cosa vorrei aggiungere qualcosa, cioè è proprio un caso limite, perché tutto sommato su questo discorso proprio qua si fanno assolutamente discorsi enormi discorsi, cioè la potenzialità del crimine, cioè il cittadino come potenziale criminale e su questo si basano poi delle enormi restrizioni. Cioè, ora
non è che vorrei dire cose strane, però la civiltà si basa sulla buona volontà, non c'è regola o legge che tenga sulla espressione libera, no? Cioè nessuno può garantire il fatto che una persona vada in giro senza arma, anche se questo non si può fare, e che spari a tutti. Questo l'abbiamo visto che succede con una comunicazione globale. Quante volte succede però? Diciamo pochissimo. No, allora, sicuramente riportato sulla responsabilità civile o penale per quanto riguarda il traffico internet, diciamo che sono proprio dei casi limite, cioè la pedopornografia, cioè, non è una cosa proprio enorme, non è un fenomeno enorme, è un fenomeno molto piccolo, molto molto piccolo. Poi diciamo che se andiamo a guardare invece le criticità dello studio sulla pedopornografia, che non ci sono abbastanza addetti ai lavori che ci studiano per quanto riguarda il fenomeno stesso, spesso e volentieri, perché magari non è proprio un ambito di studio come dire che piace a tanti, no? Quindi diciamo che sul fenomeno c'è poca conoscenza tecnico-scientifica e poca conoscenza sociale, perché ci sono troppo poche le persone che ci lavorano. Viceversa, per quanto riguarda, sai, volevi dire qualcosa? Sì, cioè, l'assurdo è come se la società autostrada fosse responsabile se qualcuno trasporta armi. Io sono perfettamente d'accordo, quello che vivo anche da vicino, perché sono un hosting provider, quindi lavoro in quest'ambito, e ci capita 2-3 volte al mese, pur essendo una realtà piccola, di avere polizia postale nei nostri uffici, anche semplicemente, non necessariamente per reati pesanti, ma perché qualcuno ha querelato per diffamazione l'origine dell'emittente di una mail o di un commento su un blog. Sì. Quindi la mia domanda era più che altro capire se esiste. Allora scusa, se ti interrompo, quante ne hai ricevute per esempio su pedopornografia? No, pedopornografia no. Però hai fatto, hai fatto quell'esempio. Invece di diffamazione quante ne ricevi? 100.000. 100.000. Ok, allora Mari, facciamo il caso sulla diffamazione. Beh, no? A prescindere, è comunque un reato, poi a prescindere dalla gravità e dalla frequenza. Io ho parlato di pedopornografia semplicemente per citarne uno. Però è un qualcosa che capita frequentemente, poi a prescindere anche lì dall'entità barra colpevolezza, in ogni caso ci capita frequentemente che veniamo chiamati in causa per acquisire quei dati, estrarre quelle porzioni di log da poter fornire poi per le indagini. La mia domanda quindi era: esiste un qualche tipo di logging globale di tutto questo progetto che nel momento in cui si presenta al campanello no, agente della polizia postale permetta di ricostruire? Assolutamente no, però non essendo un provider non è l'obbligo. Non abbiamo l'obbligo. Non solo, ma non essendo un provider non è l'obbligo, ma è come se tu dici è stato commesso un crimine in giro e l'investigatore deve avere a disposizione tutte le foto, tutti gli spostamenti, tutte le cose. È lavoro loro, fa voi lo passo lavoro. Ma lui subisce un po' questa sì, cosa. Lui lo subisce, però lui perché è obbligato. Noi abbiamo un obbligo. Non essendo provider, non sei obbligato. Se vengono da te e dici va bene, indaga, fai tutto quello che vuoi, ma non devo essere io a fornirti le prove di quello che è successo. Cioè, se io ho invitato un amico a casa, lui si è collegato e ha mandato un'email diffamatoria, parliamo di mail diffamatoria. Sì, cioè, cioè, indagate voi. No? Fino a poco tempo fa un internet point, un internet caffè aveva l'obbligo addirittura di registrare su un registro, comunicarlo alla questura, i dati, i documenti di identità, eccetera, eccetera, e questo sappiamo tutti poi che freno abbia dato allo sviluppo, alla diffusione di internet, della ma infatti della rete. In una delle slide c'è cioè che i primi componenti della rete si sono presi tra virgolette dei rischi, certo. Proprio perché io ultimamente sono andato fuori dall'Italia e ho trovato internet libera ovunque. E ho
cioè il primo posto era all'aeroporto, arrivi all'aeroporto e c'è internet libera, poi fa quello che ti pare, senza registrazione, senza niente. Poi magari qualche lobby se lo tengono, cioè chi si vuole veramente tutelare, ovviamente. Però se... questa è una cosa grave, perché ha rallentato l'economia, dell'innovazione, ha rallentato la permeabilità di internet, cioè ha rallentato parecchio. Ora, cioè questo a prescindere, no, lo sviluppo delle reti comunitarie, però l'eccessiva restrizione anche sui provider, anche attuali, anche, no? Il peering di Telecom recente non va nella direzione giusta in quel senso. E infatti le persone più paranoiche fanno anche prendono delle VPN verso paesi civili, tipo la Svezia, si fa la VPN e tutto il traffico che vanno in Svezia e non c'è problema. Ci sono degli account appositi, cioè che prendono venduti per. Degli account appositi per fare delle VPN che escono, per esempio una di queste che fa parte del partito di data che è legata a Relax in Svezia. Sì, Relax in Svezia è vestito. C'è anche un collettivo negli Stati Uniti che si chiama ResApp che dà la VPN gratuitamente. Così è più facile per l'NSA controllare tutto. Glielo porti proprio in casa. Esatto. Se non lo fai perché hai questa paura, puoi utilizzare questo meccanismo, così il traffico non esce dal tuo IP. In realtà non esce da un IP di una di queste associazioni, diciamo, fuori dall'Italia. ResApp dà anche però un IP pubblico, sì, non è un modo di tracciare anche quello? No, certo, è tutto tracciabile, okay. Fino a ResApp. Quindi in realtà tu dai la tua banda, però non ti prendi quella responsabilità. Se stai in paranoia, dici io non voglio avere problemi, non voglio che venga la polizia qua a chiedermi come mai qualcuno ha visitato il sito pornografico, uso questo accorgimento. Che non è un reato, però. Cioè. No, perché c'è stata casa del pornografico, basta. Cioè. Io almeno per lavoro ne ho passate parecchie sciocchezze. E no, quindi comunque visitarsi da non è un reato, no? Quindi tutto il codice penale ho preso proprio l'articolo. No, ma il fatto è che lo prendono tutti, no? Cioè, parli con esponenti della Guardia di Finanza e parlano di pedopornografia, parli con istituti, che ne so, di ricerca, parlano di pedopornografia. Quando fanno l'esempio, poi vai a vedere nell'atto pratico. Questa pedopornografia, e vi garantisco che non la voglio difendere, cioè non è che non ci si pensasse proprio, però è meno frequente di quello che si pensi. Ma tanto meno frequente proprio, cioè, di quello che si pensi, cioè non sono proprio numeri possibili rispetto a invece tutto quello che invece succede, no? Nel senso. In ogni caso non certo che vuole una struttura, cioè se. Cioè i pericoli reali poi, no, scusa, cioè, così almeno finisco un discorso che potrebbe essere compiuto. I pericoli reali sulla rete sono maggiori, tipo per esempio non si sa quanto possa essere, tra virgolette, pericoloso avere delle telecamere attaccate a internet e non averne il controllo. Cioè pensare che io ho delle camere che stanno in giro e avere il controllo di quelle camere e invece si impossessano della telecamera che sta dentro dei luoghi privati. Cioè su questo succedono molte più cose e c'è invece una grande diffusione di IP camera e di camere di sorveglianza. Ma non so a Viterbo, però so che a Roma o anche in altre metropoli stanno mettendo telecamere di sorveglianza dappertutto. Allora, nei posti pubblici, nei posti privati, nei negozi, nei supermercati, ovunque, no? Questo per dare un significato a quello che viene chiamata la sicurezza. Ora, spesso e volentieri è più insicuro che sicuro. Perché? Perché se qualcuno attraverso internet, attraverso reti, può accedere a queste telecamere, può avere informazioni riservate, visuali, che neanche ce le immaginiamo. Questo più ci sono telecamere
private, ma da un punto di vista accessibile, quindi c'è molta più violazione paradossalmente su quello che si spinge come mercato della sicurezza, che invece questo spauracchio continuativo di reati come la pedopornografia e cose del genere. La parola qua è il pedoporno satanista. Il pedoporno satanista. No, pedoterro satanista. Vai, prego, dicevi Nino. No, no, stavo dicendo che puoi fare sempre un paragone, cioè come se. No, se si legava a quella frase che hai detto prima, comunque il concetto era che in sostanza un pedofilo può anche diciamo prendere un'autostrada ma non per andare a compiere un reato, diciamo, però il proprietario dell'autostrada non è, diciamo, responsabile del fatto che lui abbia usato l'autostrada per andare a compiere un reato. Allo stesso modo internet è un'infrastruttura con i figli che arrivo da qua a là, poi io sono perfettamente d'accordo. Il problema è che il legislatore spesso non sa neanche di quello che lo si fa, certo, e quindi chiaro. Dà delle responsabilità anche senza essere cosciente e consapevole di quello che poi è lo strumento, la tecnologia. E in Italia spesso ci troviamo a fronteggiare problemi di questo genere, dover trovare un modo di rispettare delle normative che sono troppo stringenti in alcuni casi, o in pratica come in altri. Il retention di 2 anni di log, credo che il legislatore non abbia la più pallida idea di quello che possa significare in termini, esatto, di costi, difficoltà di gestione, eccetera, eccetera, magari non per una piccola realtà, ma per una grande realtà, cito ad esempio Aruba, 2 milioni di clienti, fa connettività, hosting, cloud, PEC, eccetera, eccetera, un retention di 2 anni significa milioni di euro di investimenti, sì, e forse anche dei limiti tecnologici, esatto, per poter gestire quella modalità. Sì, sì, infatti non si rendono conto di mettere nei guai anche intere aziende. Una volta si erano legiferato che ogni provider deve essere pagarsi di tasca propria un collegamento pari alla somma della sua capacità, cioè la sua capacità totale, da accendere in caso di problemi per verso il ministero, perché tutto il traffico potesse essere controllato, no? È una cosa assurda, perché mi stai dicendo quanto costa la rete? 100? Devi spendere 200, però 100 li butti, perché solo per questa stronzata, scusate il termine, che viene in mente a qualcuno. Ma poi forse ti sei perso, diciamo, uno dei passaggi iniziali in cui si dice che io perlomeno come me l'immagino, cioè, che poi credo anche proprio come sia nata, è il discorso di dire io e te siamo amici, viviamo nel palazzo di fronte, ogni tanto io vengo da te con la vernetta USB a scambiare film, oppure non mi funziona internet, vengo da te perché devo fare l'aggiornamento di una cosa, scaricare una cosa. Allora, invece di attraversare la strada oppure di farmi quel chilometro e mezzo, mettiamo su 2 antenne e lo facciamo via wireless. Quindi lo spirito da cui nasce è quello comunque di comunità e di conoscersi. Poi è chiaro che se la comunità diventa grande è più difficile, però è come nei paesi di una volta in cui tutti più o meno, anche se non direttamente, ci si conosceva, e quindi quando trovi traffico strano, qualcuno che fa una cosa strana, metti una delle cose che uccide totalmente una rete del genere, il traffico peer-to-peer all'interno della rete, però poi dopo andare a trovare... in realtà abbiamo da ridire su questo. Beh, no, nel senso che il traffico peer-to-peer è fatto per rendere partecipi tutti. Poi ovviamente, diciamo, se tu ti attacchi alla rete, se tu vuoi collegare la rete e vuoi utilizzare internet perché non ce l'hai, puoi anche utilizzare internet. Ovviamente devi essere cosciente che non puoi arrivare là a fare quello che ti pare, tipo accendere un peer-to-peer verso l'esterno della rete, che significa tappare la DSL del povero, visto che era lascerata. No, ma infatti lo uccide non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista filosofico. Perché è come se io vengo a casa tua, mi metto a scaricare film a casa tua, tu non usi più internet e io mi faccio i fatti miei. Non è così che funziona. Però, sembra che fosse dentro la rete. Invece no, tecnologicamente dentro la rete ci sono un sacco di leggi, tipo quella greca, che ci stavamo chiacchierando ieri, hanno
ho incontrato Claudio un mese fa a Berlino, che c'è stato un summit sulle wireless community. Mi dicevano, voi che ci fate se non ci mettete il track in una rete? Loro hanno una rete estesa tutta la rete. Ma erano in tutta la rete, cioè, hanno infatti il più interno è un altro discorso, però il più interno è ti porto il disco, mi copi quella cosa. E siamo di nuovo all'interno della community, quindi è veramente più importante, è preponderante il discorso di community, cioè di creare qualcosa insieme, piuttosto che l'accesso a internet, stai attento a quello, cioè sì. Devi stare attento a chi fai entrare dentro nasce, casa. Nasce più come rete privata che non come accesso alla rete esterna, questo. Come quando devi stare attento a chi fai entrare dentro casa, perché se entra qualcuno che ti ruba, cioè, il problema ce l'hai comunque dentro casa. Come stai attento a chi magari cerchi di evitare un quartiere per andare di là se c'è bambini piccoli, ne preferisci un altro, cioè è lo stesso discorso. Poi dopo è chiaro che ti conosci. Ti prendi anche delle responsabilità perché conosci la persona. Giusto?